Buongiorno e ben ritrovati per il nostro settimo incontro, sempre qui sul sito della Dei Merangoli. Oggi è una giornata un po' disturbata dai lavori qui vicino e speriamo che questo non disturbi la nostra lettura. Voglio aprire con la musica mediterranea di Jacopo Cina perché è la musica che sicuramente preferiscono Catorchio e Cletus, perché appunto il libro è ambientato per la maggior parte nel Mare Nostrum e visto che Acco è un esperto di musiche e suggestioni mediterranee, iniziamo con questi bellissimi brani. L'ultima volta abbiamo lasciato Cletus che dormiva e dopo aver mangiato un po' di pecorino, panna, formaggio, latte appena munto, aver assaporato i profumi della cucina sarda. Eccoci allora al proseguimento della nostra lettura. Si svegliò che era quasi l'alba. Sentì un profumo di ricotta fresca, di latte appena munto e di pane ancora caldo. Si tirò su, si stiracchiò, fece un'abbondante colazione e poi uscì mentre il sole faceva capolino all'orizzonte. Si diresse dritto verso la scogliera, arrampicandosi su un sentiero ripido e stretto. Catorchio chiaramente lo aveva seguito. E solo l'intervento di Lug lo aveva fatto desistere dall'avventarsi su tutte quelle leccornie. Poi, mentre Cletus dormiva, Catorchio era tornato sulla spiaggia per assistere al tramonto sul mare. Anche la mattina seguente, cercando di non farsi notare, Catorchio seguì Cletus fin sulla scogliera, rimanendo abbagliato dalla vista del mare che rumoreggiava sotto di lui. Però era anche spaventato, aveva paura di perdere l'equilibrio e quindi di cadere in quel blu profondo, rimanendo intrappolato dal peso delle sue lamiere di robot. Allora si scostò dal dirupo e si mise sul lato più interno del sentiero per non correre rischi. Arrivato in cima, Cletus vide un cespuglio enorme, pieno di fogliette verdi e di fiorellini azzurri, che ricordavano le tonalità dell'acqua marina, e si fermò incredulo di fronte a tanto splendore. Era una pianta di rosmarino, ma di una specie molto più rigogliosa di quelle piantine che lui conosceva. Il colore dei fiorellini era di un'intensità straordinaria e le foglie ricoperte di brina luccicavano alle prime luci dell'alba. La pianta cresceva sulla parte più alta della scogliera, che si affacciava sul mare, e le onde, infrangendosi sugli scogli, la bagnavano con un'infinità di goccioline. Cletus, affascinato, la accarezzò, accostando il viso per sentire il suo profumo. In quel momento ci fu uno sbuffo di vapore che si alzò molto in alto e la figura di una graziosissima fanciulla, alta e longilinea, con il nasino all'insù e la bocca a cuore, prese forma sopra di lui. Mi chiamo Rosa Marina, sono semplice e odorosa. Se lo chiedi alla vecchina, sono la pianta portentosa. Ho il potere di curare con ginepro e con cannella, salvia e timo per guarire ogni acciacco che flagella. Con lavanda e altri oli, io deodoro anche la mente.
faccio nascere boccioli col mio sguardo trasparente. Spirito del rosmarino, non vedere l'apparenza, nutri il tuo bambino e saprai cos'è l'essenza. Poi la bella fanciulla si avvicinò a Cletus e gli fece cenno di tuffarsi con lei dalla scogliera. Lui era spaventato, ma non si fece pregare e obbedì al comando di quella splendida donna dal temperamento di fuoco. Si tuffò immediatamente e si rese conto che in quel punto il mare era profondo, come se una forza misteriosa lo guidasse. Nuotò vertiginosamente verso il fondo e raggiunse una zona piena di coralli posta proprio sopra un veliero di legno. Continuando a nuotare, incuriosito vi entrò, ma giunto sotto coperta, l'acqua scomparve e si ritrovò in una sala illuminata a giorno e piena di specchi. Vide un'immagine sbiadita che gli somigliava tanto e pensò che fosse la sua immagine riflessa nello specchio. Tese la mano, ma l'immagine era impalpabile e con una vocina molto lontana cantò: Cletus, menestrello, te lo grido dal profondo, libera il bambinello ora qui nel fondo. Togliti gli occhiali, il sorriso e la tua forza. Nel tuo sguardo sono ali, nei tuoi occhi dura scorza. Il bambinello allora balzò fuori dalla tasca e iniziò a cantare e danzare, leggero e leggiadro, facendo piroette in aria. Cletus prese velocemente la sua macchina fotografica e lo immortalò più volte sulla pellicola. Poi mise le sue cose in tasca per essere sicuro di custodire quelle foto straordinarie e concentrò nuovamente la sua attenzione sull'immagine riflessa. In pochi istanti, questa acquisì una luminosità abbagliante e tutti gli specchi andarono in frantumi. Cletus, terrorizzato dal rumore del vetro infranto, cercò subito tra i suoi attrezzi gli strumenti per rimettere a posto tutti i pezzetti. E mentre era impegnato in questo arduo compito, comparve di nuovo Rosa Marina, che lo prese per mano e gli disse: Se l'immagine ricomponi, mancherà sempre qualcosa. Pur con tutti i pezzi buoni, la tua via non sarà rosa. Nonostante l'allegria, forse il drago ti tormenta, anche in gioia e simpatia, la tua ansia sempre aumenta. Voglio essere tua amica, non avere più paura. Devi fare la fatica di guardare la parte oscura. Sull'unico specchio che era rimasto a ricomporre, improvvisamente la sua immagine comparve e insieme a lui l'immagine di un drago con gli occhiali e i capelli legati con un nastro verde. Cletus fu colto dal panico, ma non si perse d'animo e subito frugò nella sua tasca per trovare un attrezzo con il quale accecarlo. Quando il cacciavite colpì il volto del drago, la terribile figura si disintegrò e un occhio morbido e grande si materializzò sullo specchio. Sono il tuo terzo occhio. Ogni immagine io vedo, il tuo sguardo da Pinocchio che rivela solo il vero.
Questo drago che ti ingombra e il cui fuoco ti tormenta. Guarda, vedi, è la tua ombra. Se la temi, ti addormenta. Se diventi il suo padrone, puoi gioire della vita, che ti dona la passione tra le mani e tra le dita. Allora Cletus prese la macchina fotografica e scattò una foto del grande occhio riflesso nello specchio e capì che il drago non era altro che il mostro che aveva dentro di sé. Poi, con i suoi attrezzi, aggiustò tutte le sue distorsioni. Quando poté manovrarlo senza timore e riuscì a cogliere la sua interezza, si sentì forte come un leone. Ora non aveva più bisogno di guardare lo specchio nell'attesa che apparisse chissà quale altra immagine, perché sapeva di averne solo una, ricomposta e custodita dentro di sé. Rosa Marina intanto era tornata in superficie e ora toccava a lui risalire da solo nel buio che tanto temeva. Uscì da quell'ambiente e si ritrovò immerso nell'acqua. Si fece strada attraverso gli anfratti del veliero, mentre la luce che giungeva dalla sala diventava man mano più fioca. Poi fu di nuovo all'esterno, circondato solo dall'acqua e avvolto nell'oscurità. Staccò un ramo di corallo rosso e lungo la parete di roccia sommersa immediatamente si illuminò un percorso di coralli che lo guidò in superficie. Riemerse ansimante, nuotò fino alla spiaggia e s'addormentò sulla riva sfinito. Si risvegliò che era sera, affamato e ancora stanco. Si diresse di nuovo verso la casetta, ma non c'era più. Al suo posto era sorto un palazzo straordinario, scintillante di diamanti e smeraldi. Si avvicinò e un grande portone si aprì, accogliendolo. Una decina di ancelle vestite di veli colorati gli vennero incontro e lo condussero a fare un bagno ristoratore. Una si dedicò a ricomporre i suoi riccioli, le altre lo lavarono, lo massaggiarono e lo vestirono con abiti preziosi. Poi lo accompagnarono in una grande sala dove, sopra un seggio foderato di velluto azzurro, della stessa tonalità dei fiori della pianta di rosmarino, sedeva la bellissima Rosa Marina. Grazie, Aco, per questa bellissima musica mediterranea, per questo sirtaki che a me piace tantissimo e che poi vedremo in qualche capitolo del libro, che verrà danzato proprio da Catorchio e da Cletus. Ma ora vi saluto e vi do appuntamento a sabato alla stessa ora, sempre con il nostro rosmarino, la rosmarina, la rugiada del mare o la rosa marina.
Grazie, saluti ad Aco Boccina.